Un derviscio si mise in viaggio verso un lontano paese dove viveva un vecchio maestro che conosceva il linguaggio segreto di Dio, grazie al quale ogni cosa può essere possibile perché ricrea completamente la percezione che struttura la realtà. Dopo lunghi mesi di duro cammino, il derviscio giunse finalmente a destinazione, con la barba lunga, le calzature sfilacciate e il mantello logoro impolverato. Dimmi, perché hai affrontato un viaggio così lungo per venire a farmi visita? Chiese il vecchio. So che conosci il linguaggio segreto di Dio e vorrei che lo insegnassi anche a me, rispose il derviscio. Ma sei pronto per impararlo? Chiese nuovamente il vecchio. Certo, lo dimostra se non altro la forza di volontà che ho impiegato per affrontare questo viaggio lungo e impervio, rispose il derviscio. Se come dici, recati presso la porta della città, osserva che cosa accade e poi torna a riferirmi quanto hai visto, gli ordinò il maestro. Il derviscio si recò nel posto indicato e si sedette a osservare. Vide giungere dal bosco un vecchissimo taglialegna con il suo mulo carico di tronchi e rami. Non appena il vecchio arrivò di fronte alla porta della città, la guardia di confine gli si avvicinò con fare arrogante, iniziò a percuoterlo e a sequestrargli gran parte del carico di legna. Infine, cacciò a male parole il povero vecchio che con le lacrime agli occhi se ne andò via con il suo mulo e senza legna. Il derviscio, addolorato da quella triste scena, ritornò dal vecchio maestro per riferirgli quanto aveva osservato. Il maestro, dopo aver ascoltato la vicenda, gli chiese: se avessi posseduto il linguaggio segreto di Dio, come ti saresti comportato con la guardia di confine? L'avrei utilizzato per vendicare il vecchio, rispose senza esitazione il derviscio, ancora afflitto da ciò a cui aveva assistito. Questo dimostra che non sei ancora pronto per conoscere il linguaggio segreto di Dio, replicò il maestro. Non solo perché la vendetta è una pigra forma di sofferenza, ma anche perché fu proprio quel vecchio taglialegna a insegnarmi tale linguaggio e lui non lo ha mai utilizzato per vendicarsi.